fare. Ciao ragazzi, come state? Spero che vada tutto bene e benvenuti in un nuovo episodio della serie Stupire con la magia. Oggi finalmente, dopo centinaia di richieste, è arrivato il turno di Shiva. Prima di cominciare mi raccomando, iscrivetevi al canale, tanto è gratis, potete sempre cambiare idea, e se lo fate mi date un supporto incredibile, anche perché arriveranno altri episodi con altri ospiti che non volete perdervi, fidatevi. Poi questa volta ho deciso di farvi un regalo, visto che mi chiedete sempre dove poter imparare i giochi che faccio agli artisti. In descrizione trovate il link per acquistare l'ultimo gioco che ho fatto ad Andre. Quindi, senza perdere troppo altro tempo, date un occhio qui sotto, godiamoci la reazione di Shiva e noi ci rivediamo dopo la magia. Io sono un po' pigro, allora già sono qua tutto il giorno a fare magia, allora uso due aiutanti che mi aiuteranno a ritrovare la carta che sceglierai, te lo dico in anticipo. Quindi prendine una che vuoi, senza farti influenzare da me. Ok, guarda, falla vedere anche in camera. Ok, metti al centro. Non dimenticartela, perché se la dimentichi il gioco è finito. Mischiamo, perché sono un mago onesto. Ok, ora taglio. E ora io non faccio niente, come ti ho detto, i due jack sono i miei aiutanti e ritroveranno la tua carta. Basta che io conto fino a 3 e loro la ritrovano. Guarda, 1, 2, 3. Rifaccio, perché magari sono stato troppo veloce e vado più lento. Allora, jack di fiori, la tua carta, 9 di cuori, e il jack di picche, così faccio un sandwich, ok? E la metto in mezzo. Ora, sei destro o mancino? Destro, mano destra così. Con la sinistra tieni due jack, fai un sandwich. Chiudi, bravo. 9 di cuori, giusto? Sì. Al mio 3, 1, 2, 3. Apri le mani e guarda in mezzo ai jack. Momo, mannaggia Momo. Ma che bella giornata. Adesso è solo un gioco di immaginazione, ok? Le carte sono chiuse, metti le mani così come un tavolino e hai il mazzo di carte in mano fin dall'inizio. Tutto quello che succederà avverrà con un mazzo di carte immaginario, quindi solo nella tua mente. Immagina di avere tutte le carte davanti a te, le vedi tutte quante, e di mischiarle. Proprio come se fosse, anzi mi manca i gesti, immagina come se fosse l'anima del mazzo di carte. Quindi pensa proprio di avere le carte in mano, mischiale. Così sembra brutto, mischiale, fai l'americano. Bravissimo, ok? Ora, io essendo mago, immagina che riesca a separare le carte nelle tue mani, le rosse e le nere. Ok. Quindi hai le rosse su una mano e le nere sull'altra. Ok. Al mio 3, lancia in aria uno dei due mazzetti. 1, 2, 3. Quale hai lanciato? Le rosse nere. O le nere? Le nere, le lanciate. Ti rimangono le rosse in mano. Sì. Tra le carte rosse che hai in mano, ne devi scegliere solamente una, anzi pensare, perché non ce le hai fisicamente. Ok. Di una carta di quelle rosse del mazzo, quella che vuoi. 7 di quadri. 7 di quadri. Domanda importantissima, vuoi cambiare? No. Hai pensato ad una carta liberamente, tra tutte quante. Hai lanciato quelle nere e hai pensato al 7 di quadri. Ora immagina che l'anima di questo mazzo che avevi in testa sia in realtà l'anima del mazzo vero che è qui davanti a te, che non è mai stato aperto. Ora, tu sei anche un ragazzo perspicace, dentro alla scatola blu ci sarà un mazzo di carte rosso. Bravo, vedo che mi segui. Carte rosse, ok. Però la scatola blu non è a caso, perché l'unica carta che hai pensato, tra tutte le carte girate a faccia in giù, ce n'è una solamente girata a faccia in su. Sai qual è la cosa bella? Che le carte sono rosse, ti ho detto non a caso, perché il 7 di quadri nel mazzo è l'unica carta con il retro blu. Era blu. L'unica, tra tutte. Ma sai qual è la cosa ancora più bella? È che in realtà il 7 di quadri era l'unica carta che potevi pensare, perché le carte non esistono, non c'è nessuna carta. Ciao! Non ci credo! Non posso più giocare! Che cazzo di cosa è? Magia finita, e come al solito è arrivato il momento dei retroscena, che sono quasi più interessanti per tutto quello che è successo della magia stessa. La prima cosa che c'è da dire è che questa volta il video l'ho girato a Gallipoli. Sono dovuto andare fino a Gallipoli per beccare Andre, perché i miei amici del Sottosopra Fest mi hanno invitato per l'apertura del festival, dove ci sarebbero dovuti essere Shiva, Rove e Paki. Paki per problemi personali non è venuto e quindi c'erano solo Rove e Shiva. Con Rove il video l'ho già fatto.
fatto e quindi rimaneva Andre, che per chi mi segue da tanto tempo già sa che avevo visto in un'altra occasione circa 4 anni fa a Real Talk Live, un evento a cui ero stato invitato, e lì era stato proprio lui a venire da me a dirmi: bro, ho visto già dei tuoi video, spacchi, dobbiamo fare una roba insieme. Poi io non rompo troppo le scatole per fare i video, se capita l'occasione al momento lo faccio. Però non siamo più riusciti a vederci da 4 anni ad ora, ma la cosa importante è che lui si ricordava di me, quindi quando sono entrato in camerino mi ha visto, mi ha salutato e quando gli ho chiesto di fare il video è stato contentissimo di farlo. I suoi amici si sono messi lì intorno a guardare, infatti dietro la telecamera c'era un casino assurdo, e sono contento di averlo stupito perché la prima frase che ha detto, e non so se è stata ripresa, è stata: frate, guarda che io te le sgamo tutte. E alla fine non solo non me le ha sgamate tutte, ma anzi, a telecamere spente, è venuto da me in un angolino lontano da tutti e mi ha detto: l'ultima magia che mi hai fatto, devo chiederti questa cosa, sei veramente riuscito a influenzare il mio pensiero? Cioè sei entrato nella mia testa, mi hai suggestionato per scegliere il set di quadri, oppure è stato un pensiero libero e sei tu che saresti riuscito a fare la magia qualsiasi carta io ti avessi detto? Ovviamente gli ho dato la risposta sincera, però sono contento che lui ci abbia pensato anche dopo, che non è magia finita, ok bella ciao, ma è una cosa che ti rimane. Poi ovviamente gli ho anche regalato il mazzo di carte e come al solito gliene ho fatto autografare uno che vorrei tenere tantissimo, perché Shiva è uno dei miei artisti preferiti, lo ascolto da tanti anni, ma per il vostro supporto, lo sapete, questo lo merita uno di voi. Perciò una delle prime 100 persone che commenteranno questo video e che mi seguono sul mio canale Telegram, trovate il link di Telegram in descrizione, avranno la possibilità di avere questo esatto mazzo di carte. Ovviamente in Puglia non ho girato solo il video con Shiva, quindi aspettatevi un altro video esagerato, e voglio ringraziare di cuore mio fratello Benji, seguitelo su Instagram, ve lo lascio qui, perché ha organizzato tutto il viaggio e mi ha permesso di girare questi contenuti, e probabilmente, spoiler, tornerò in Puglia per girarne altri. Quindi niente, mi raccomando, pollice in su per il supporto, commentate qui sotto scrivendomi quale prossimo artista vorreste vedere stupito dalle mie magie, e come sempre ricordatevi di sognare in grande. Dream big, do bigger, always. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!